Ciao bonsaisti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi credo sia arrivato il momento di andare a dare una sistemata a questa pianta. Probabilmente farò sia una potatura che una filatura, vedo un secondo che cosa mi permette la pianta, però questo è quello che andremo a fare oggi. Inizierò subito con la pulizia del vaso e poi vi faccio vedere il resto. Ci vediamo dopo la pulizia del vaso. Eccoci qua, siamo tornati dopo la pulizia del vaso e direi che vi posso far vedere una panoramica della pianta che si presenta così. È un po' non curata, possiamo dire, però ci può stare perché comunque l'ho lasciata un attimino andare. Ora il mio obiettivo è andare a togliere eventualmente i rami che non servono e poi andare a fare tutta una filatura. Faccio vedere l'apice che sta un po' allo sbando e insomma l'obiettivo quindi di oggi è andare a potarla e poi eventualmente anche fare una defogliazione per poter andare poi a filare la pianta e mettere un po' i rami nella posizione in cui voglio. Questo è l'obiettivo, quindi direi di cominciare dalla potatura. Forbici sempre ben disinfettate e andiamo a dare una bella sfoltita. Ok, mi sono reso conto che devo ricomprare parecchio filo. Quindi ora vediamo un attimo che cosa riesco a fare. Che cosa riesco a fare. Nel frattempo si era anche scaricato il microfono, ma ora direi di cominciare a filare. Partirei appunto da i due rami più grandi. Quindi passerò il filo, questo è un 4 di alluminio. Passerò il filo un po' così, diciamo, per bloccarlo. Ci mettiamo bene in posizione. E ok, in modo tale che qui abbiamo un po' di libertà sulla piega. Poi vediamo se non regge. In realtà ci potrei filare questo più grande andando nel verso giusto. Abbiamo cominciato a fare qualcosina.
Secondo me questo si può togliere qua, in modo tale da avere questo e questo che mi vanno a creare il palchetto. Poi vedrò alla fine, diciamo. Mentre abbiamo detto che questi due vanno più sotto rispetto agli altri, mentre gli altri vanno un po' così a coprire la struttura. Questa cosa la posso fare con anzi, in realtà potrei anche fare tre livelli. Vi spiego. Se io questo, ok, lo filo, lo mando sotto e quest'altro lo tengo leggermente sopra, ok? Poi magari una volta ricomprato il filo andrò a definire meglio questa struttura, però vedete già ho questi due rami che uno fa il palco sotto, l'altro fa il palco sopra, e poi questi due andranno ancora più su a fare la terza struttura. Vedere la struttura? 1, 2 e 3, che andrà a formare il palco. Poi ovviamente devo andare a finire di filare tutti questi più fini in modo tale da metterli ben precisi. Vedete qui che cosa ho fatto? Ho accorciato questo e questo perché mi deve andare a formare il palco, diciamo, in questa zona, mentre quello sotto mi va ad aprire un po' di più, diciamo, no? Per capirci. Quindi ora si prende il filino e si procede. Il video sta durando tantissimo, quindi non vi faccio vedere tutta la filatura, però più o meno avete capito qual è l'obiettivo di fare le sezioni, diciamo, i vari palchi. Tipo qui abbiamo fatto uno più basso, che sarà quello più lungo, due intermedi che saranno un po' più corti, e il terzo che va a completare questo spazio qua. Di qua cosa voglio fare? Andare a portare questi due sopra, anzi, in realtà, ancora meglio, voglio spostare questo giù, forse anche tramite l'utilizzo di un tirante, non lo so, quindi
tirarlo ancora giù un pochettino, in modo da mandare questa punta sotto, così, e questi due sopra, in questo modo, più o meno. Però è da rinforzare qui e continuare a tirare giù un pochettino. Quindi piano piano ci riuscirò, magari tirando qua. Sì, dai, un modo trovo. Però interrompo in modo tale che io finisco tutto quanto e poi vi aggiorno sul proseguio. Eccoci qua, diciamo che più o meno il lavoro è finito. Ovviamente in futuro bisognerà accorciare ancora, però se vedete i palchi, come vi ho fatto vedere prima, abbiamo palco in basso, palco medio, palco alto, dallo stesso ramo, di qua stessa cosa, alto alto e quest'altro sotto che è basso. Qui dietro mi sono semplicemente limitato a girare un pochettino il ramo, infatti come vedete ora viene abbastanza bene a coprirmi questa parte, poi devo capire bene come farlo andare, ma non l'ho rimpicciolito troppo anche perché qua c'è da callare. Sopra ho fatto, sotto, sopra sopra, questo devo vedere se tenerlo, e quest'altro che mi va a coprire la profondità qui giù. Poi in alto questo qui l'ho fatto andare dietro, questo mi farà il palco qua davanti, quindi a 360 gradi l'ho riempito. Ho lasciato questo ramettino che mi potrebbe andare a riempire qui, e poi qui abbiamo l'apice che potrebbe essere andato girato così, ma per ora non lo faccio perché voglio vedere un attimino come si comporta, che mi sembra venga un po' troppo verso l'esterno, quindi andrebbe accorciato. Se uscisse qualcosa più indietro sarebbe molto meglio. Quindi ora ricordatevi appunto che va ancora costruita, va ancora sia riportata indietro sia finita da filare, ma voglio vedere un attimino se riparte in queste settimane. Ora vado a mettere il liquido gin qui e qui e poi ci possiamo salutare. A breve il liquido gin si asciugherà, anzi probabilmente lo vedrete nel corso del video, ve lo lascio così. E ricordatevi, importantissimo, fondamentale questa cosa, di bagnare bene la zona in cui dovete andare a mettere il liquido gin prima di andare a metterlo, appunto, e in modo tale da far aprire i pori del legno, anche se legno secco, comunque una volta bagnato apre i pori il legno. Quindi lì io ho bagnato abbondantemente, si sono aperti i pori, sono andato a dare il liquido gin che ha anche dell'acqua ovviamente dentro perché è diluito, e praticamente ora sta penetrando, diciamo, nel legno secco in modo tale da andarlo a proteggere. Stessa cosa ho fatto sopra, e stavolta per fortuna non è uscito niente dal buco qui dietro, perché se metto troppo liquido gin sopra mi goccia da qui dietro. Allora, diciamo che abbiamo fatto un buon lavoro oggi, sono molto soddisfatto di come sta uscendo la pianta. Probabilmente devo compattare un po' l'apice, però vedremo un attimo in base a come caccia. Quindi siamo giunti alla fine. Io vi ringrazio tantissimo per il supporto, per i commenti che mi lasciate, per gli iscritti. Ovviamente grazie a voi siamo arrivati a 1000 iscritti, è un traguardo importantissimo per me. Vi ricordo di iscrivervi se ancora non siete iscritti, e vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram dell'offerta, che vi lascio il QR code qui a destra. Lì trovate
offerte di garden e bonsai, diciamo, e anche fai da te, che vi possono tornare molto utili nel mondo del bonsai, perché magari metto dei dremel, trapani, attrezzatura specifica per il bonsai, concimi, tante cose, veramente tante cose. E vi ringrazio perché tanti di voi si sono iscritti e stanno acquistando, anche non per forza, i prodotti che metto, ma anche dei prodotti che trovate dopo aver cliccato sopra quei link e lì li acquistate. Quindi date un grandissimo supporto al mio canale senza costo aggiuntivo per voi. Quindi io vi porgo di nuovo i miei saluti, vi porgo di nuovo i miei ringraziamenti e vi rimando a domenica prossima, sempre alle ore 19, con un nuovo video. Buon bonsai!